Ma com'è possibile che un posto bello come Fuerteventura non abbia dei campeggi? Buongiorno ragazzi, Nico Ica, Fuerteventura, Isole Canarie. Se ancora non siete iscritti al nostro canale e siete molto curiosi sulle Isole Canarie, come si vive, i prezzi, i costi, le case, comprare, vendere, affittare, ma anche tutto quello che ci sta attorno nella vita di tutti i giorni di questo bellissimo arcipelago, forse è il momento di iscrivervi anche voi a far parte di questa piccola grande famiglia, oltre 20.000 iscritti di amanti di Fuerteventura, ma anche delle altre 7 isole dell'arcipelago. Io sono Nicolò e ti accompagno come ogni settimana alla scoperta di questa meravigliosa isola. Nel video di oggi parliamo di un tema molto caldo perché nel nostro canale si parla tanto di impresa, si parla di investimenti, per lo più immobiliari, ma tante volte parliamo anche proprio di progetti che qui ancora non sono stati sviluppati o comunque verranno presto sviluppati da alcune società che in un certo modo potremmo, diciamo, anche anticipare facendo noi questa stessa idea prima di tanti altri. Di primo acchito contattiamo un commercialista, cerchiamo di capire se siamo noi che stiamo portando l'acqua calda su un'isola oppure se effettivamente ci sono dei limiti che non rendono tale l'interesse di tirare insieme la rava e la fava per fare per l'appunto un campeggio. Quindi che cosa succede? Ci viene incontro la legge che tante volte è differente dalle Isole Canarie alla Spagna continentale e soprattutto ogni isola delle Isole Canarie può avere tramite il proprio cabildo, che è un po' definibile come un governo autonomo, divergere da un'isola all'altra, da un cabildo all'altra, circa le leggi legate alle percentuali che adesso vi vado a spiegare. Quando dobbiamo andare a fare un campeggio, che cos'è la cosa più importante? Sì, oltre ai soldi, chiaramente, il terreno in cui andare a fare il campeggio. Ci sono diversi terreni, te ne ho parlato in tanti video, qua sopra puoi vederne uno, ad esempio, terreni che si possono comprare addirittura 200 euro al metro quadro in una zona completamente rustica, un terreno rustico però edificabile per una casa singola. Ci sono anche terreni che si trovano addirittura a poche decine di centesimi di euro al metro quadro, addirittura 40-50 centesimi al metro quadro. Parliamo di appezzamenti di terreno molto grandi, rustici, agrari il più delle volte, e nell'entroterra con poca importanza sia di allevamento che di future o passate coltivazioni. Quindi noi cosa andiamo a fare? Andiamo a cercare sicuramente un terreno molto grande per fare un bel campeggio, come Dio comanda, e allo stesso tempo lo cercheremo economico, quindi rustico. Si può costruire un campeggio su un terreno rustico? La legge spagnola ci dice, yeah, sì, si può fare. Il settore del campeggio in Spagna è in costante ascesa, chiaro perché le case costano sempre di più, mentre i terreni, tutto sommato, specialmente quelli poco interessanti, per l'appunto come abbiamo detto poc'anzi, non sono così tanto cercati, voluti, quindi domanda offerta è abbastanza scarsa, quindi chi compra riesce il più delle volte a graffiare un prezzo molto interessante. Ed ecco che l'idea di progettare un campeggio sembra allettante, specialmente per chi? Per quelle persone, specialmente quelle piccole imprese familiari, che hanno un budget comprensivo tra i 50 e i 150-200 mila euro per poter avviare la loro piccola, semplice, apparentemente, nuova attività. Ma di quali permessi abbiamo bisogno per tirare in piedi questa roba? L'estensione del terreno deve essere minimo di 5.000 metri quadrati. Pensate che a Fuerteventura, quando qualche anno fa anche Nico Ica si era informato per fare un campeggio, tra le pochissime opportunità, tra tutti i requisiti che andiamo a vedere fra un attimo, ne era uscito uno di circa 11.000 metri quadrati. Anche se costano poco, non costano poi così poco. Non deve essere un terreno chissà dove, perché devono essere presenti strade e accessi disponibili a tutti, non solo a un fuoristrada o su in Culandia, tra le montagne, insieme alle caprette. Gli alloggi che noi andremo a fare, se faremo degli alloggi, dovranno rispettare l'ambiente naturale. A maggior ragione se siamo a Fuerteventura, patrimonio dell'umanità e della biosfera. E gran parte dell'isola, dove chiaramente i terreni sono rustici, agrari, non edificabili, sono o in zona protetta o adiacenti a una zona protetta. Sì, anche quelle zone dove voi dite non c'è niente, faccio quello che voglio. Attenzione!
attenzione con la macchina a noleggio, oppure attenzione anche ai residenti, perché tante volte non lo sanno, io sono un grande appassionato di enduro e di fuoristrada, bisogna stare molto attenti perché appena si mette il piedino fuori dalla strada battuta bianca, siamo in multa. Deve esserci un sistema di illuminazione generale, quindi se noi siamo nell'entroterra dobbiamo premunirci di una parcella di terreno che abbia la corrente, o comunque dovremo fare un impianto fotovoltaico di una forza abbastanza minima, diciamo, per poter garantire all'umbrado luce per tutta la nostra parcella e per tutta la nostra installazione. Il 10% dello spazio totale minimo deve essere destinato a parcheggio. Bisognerà avere una sala dedicata con un kit di primo soccorso, ancora meglio, con l'avanzare delle leggi, di un defibrillatore sempre lì a portata per salvare il salvabile. Sistemi quindi di emergenza e di sicurezza a non finire. Sebbene la Spagna è risaputo sia molto meno tititina, e questo non è un bene, vorrei essere chiaro, sotto questo punto di vista rispetto all'Italia, ma anche qua, e direi fortunatamente, la legge sta cambiando, quindi sistemi di prevenzione e sicurezza all'avanguardia. Trattamento delle acque reflue e dei rifiuti. Qual è la procedura per avviare un campeggio? Presentazione della domanda di autorizzazione alla exploitation turistica. Inclusione nell'atto notarile dell'apertura della nostra società di un codice ateco, sia epigrafe in Spagna, è la stessa identica cosa, dell'esatto, per l'appunto, codice relativo a questo tipo di attività. Certificato di un laboratorio che l'acqua che noi abbiamo sia acqua potabile, quindi bisognerà avere anche una parcella con dell'acqua, perché se l'acqua non arriva, e spesso qua non arriva, dimenticatevi il progetto. Un progetto tecnico firmato da un tecnico del comune, il progetto disegnato di dove andiamo a ubicare tutto, titolo amministrativo abilitante, sempre dato dal comune, la progettazione di una uscita di emergenza, perché chiaramente la parcella deve essere completamente chiusa da una rete alta 2 metri. Dei rapporti ambientali urbanistici, io non sto andando a rovinare la zona, non sono in zona protetta, eccetera eccetera eccetera, e per questi vi garantisco, a Fuerteventura solo questa roba è molto lunga e noiosa. E allo stesso modo, quando abbiamo finito tutto il lavoro, bisognerà richiedere, come per una casa, una licenza di prima occupazione. Chiaro, perché noi andiamo a tutti gli effetti a creare una exploitation turistica e andiamo a mettere delle persone sopra questo terreno. Fornitura di luce, approvvigionamento idrico. Ragazzi, se non abbiamo una di queste due cose, dimenticatevi la licenza. Salvo che siamo in una zona particolarmente dove abbiamo fatto dei progetti con pannelli solari o acqua di recupero, con determinati dissalatori, robe, migliaia, centinaia di migliaia di euro, quindi dubito che il progetto possa arrivare a quello per un campeggio. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è uno studio sulla reale fattibilità su quella zona, se il campeggio ha senso farlo oppure no. La scelta della posizione del terreno: stiamo andando al mare, a meno che voi fate parte di quelle persone che vanno a vivere a Fuerteventura, se ne vanno da Milano per andare a vivere a Fuerteventura a 50 km nell'entroterra, credo che la maggior parte dei turisti abbiano piacere, non dico proprio a dormire in spiaggia, ma perlomeno avere il mare a un tiro di schioppo. Quindi i terreni forse un po' troppo nell'entroterra. Circa 75% delle aree totali deve essere zone comuni, ozio e servizi igienici. 75%. Bisogna considerare una volta in più alle Isole Canarie, patrimonio della biosfera, come abbiamo detto prima, Fuerteventura, la sostenibilità e il rispetto ambientale della zona, altrimenti il comune che ci dà la licenza, e come abbiamo detto implementare di anno in anno, con il cambio delle leggi, i sistemi di sicurezza ed emergenza.
Qual è il costo più grande in assoluto? Sicuramente acqua e luce, fare tutti gli impianti a norma e soprattutto il sistema delle acque reflue. Ragazzi, quello vi costa l'inverosimile, anche perché la fogna è molto rara da trovare e nelle zone rustiche è praticamente introvabile, quindi bisognerà creare appunto delle zone di recupero, tipo dei pozzi completamente chiusi, sotterranei, e verrà lo spurghi con costanza a portarvi la roba. Questa cosa ha un costo prima, durante e dopo. La conformità dei regolamenti locali incentrati su Fuerteventura è molto più tosta rispetto a come ve l'ho raccontata oggi. Così è normalmente la legislazione basic che noi troviamo in Spagna. Quindi possiamo utilizzare il video di oggi per Madrid, per Tenerife, per Palma di Mallorca. Poi ogni zona, specialmente isole autonome come le isole Canarie, che a loro volta ogni isola può modificare un pochino le metrature, la distanza dal mare, la distanza da altre case, la distanza dall'aeroporto, cosa si può fare, cosa non si può fare, rende questa scelta molto avventata tante volte e forse un po' troppo frastagliata, ecco, passatemi il termine, nella gestione anche da parte dell'autorità locale, che tende a alzare muri invece di romperli e dare possibilità di fare impresa e soprattutto un turismo rurale ed ecologico. Abbiamo tra l'altro alle Isole Canarie l'aggravante della necessità di una licenza vacazionale. Ve ne ho parlato tante volte di che cosa stiamo parlando, quindi la licenza vacanze è necessaria se noi vogliamo affittare una casa ad affitto breve termine. Non tutte le case addirittura possono avere licenza vacanze, quindi voi immaginatevi un terreno. È necessario? Sì, perché nell'exploitation turistica io sto a tutti gli effetti ricevendo un turista, che può essere un turista da roulotte o può essere un turista da tenda che se la porta da casa. Il pensiero è idilliaco a livello di business. Chi ha un po' vissuto i campeggi in Italia, ma anche all'estero, in Croazia per esempio, possiamo fare un esempio tangibile attuale, sa che in queste zone di turismo per lo più povero, perché dobbiamo chiamare le cose per come stanno, c'è molta più possibilità magari di avviare un business sotto questo punto di vista, quindi con la coppia, i 4-5 ragazzi che zaino in spalla, la tenda che si sono comprati alla Decathlon di Lanzarote, vengono giù 3 giorni, la montano a Lanzarote, se ne fanno altri 3 a Fuerteventura e altri 3 a Tenerife, mentre magari ha meno senso fare un investimento da 700.000 euro per una villa della miseria e poi lasciarla inesorabilmente vuota o dover regalarla a livello di affitti, perché altrimenti per l'appunto nessuno te l'affitta. Paese che vai, usanza che trovi. Tra l'altro le isole Canarie sono estremamente famose, specialmente l'isola di Fuerteventura, per la grande quantità di caravanas e autocaravanas, quindi roulotte come le chiamiamo noi in Italia, e camper, impropriamente parlando, mi odieranno quelli che amano i van, perché il camper è il van, è il puro, mentre noi chiamiamo camper tutto, anche mansardate, semi-integrali e motorhome, però ci siamo capiti. Ce ne sono davvero tantissimi a Fuerteventura e la maggior parte sono mezzi di residenti. Residenti stessi che cercano tante volte una struttura più o meno a pagamento, comunale oppure anche privata, per poter ospitare per l'appunto anche queste persone che non vogliono proprio vivere, diciamo così, in libera, e avere anche una possibilità di scaricare residui fecali, ma comunque in generale acque chiare e acque grigie, non solo al benzinaio o in 2 o 3 punti che piano piano devo dirvi che stanno aumentando. Vari comuni delle isole Canarie stanno implementando servizi gratuiti al cittadino, più delle volte gratuiti, al fine di svuotare e riempire nuovi serbatoi con acque chiare, ma di privato c'è davvero poco. C'è davvero poco perché si fa tanto libera, la legge comunque vieta la campada, quindi poter fare camping libero è vietato. Non si può in nessun posto di Fuerteventura mettere una tenda in spiaggia, una tenda in un terreno, a meno che il terreno sia di proprietà. Come è vietato mettere una casa di legno in un terreno che non permette l'edificabilità? Come è vietato aprire le finestre, che in questo caso chiamiamole finestre a compasso, che vengono aperte da un camper o da una roulotte, se stanno facendo stazionamento
addestramento, come è vietato aprire tendalini, come è vietato tirare fuori sedie, che lo facciano tutti, non significa che sia legale. Infatti la polizia locale di tanto in tanto, specialmente a targhe estere, quindi mi raccomando amici italiani in vacanza oppure che siete in trasferimento, venite giù con il camper, perché se non avete finestrini laterali o se cominciate a fare campeggio rischiate che dai, vi becchiate magari delle multe molto 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 salate. Ricordatevi, siamo ospiti a casa loro e sotto questo punto di vista ce lo ricordano molto sovente. Due superlativi non si usano, però ci sta, ok? Ci siamo capiti, non mi fate dire oltre. Voi avete comunque, all'ordo di quello che vi ho detto nel video di oggi, voglia di fare un campeggio? Avete capito perché non ci sono campeggi e i pochi che ci sono o comunque c'erano oggi non ci sono più o comunque perché sono in stato di abbandono? Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi ho suscitato dell'interesse. Lasciate, mi raccomando, un mi piace al video di oggi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere se volete altri video, magari più specifici su questo argomento, magari anche legato al mondo dei van, dei camper, eccetera eccetera, perché l'importante è rispettare la legge, ma è ancora più importante sfruttare tutti quei cavilli legali per poter rimanere sul filo del rasoio, ma sempre dalla parte della ragione, e poter dire ad alta voce: sono imprenditore e lo faccio in completa legalità. Ragazzi, anche oggi il nostro appuntamento finisce qui. Io vi aspetto come sempre sul posto a Fuerteventura e come ogni domenica ci vediamo sul canale YouTube in live con la piccola Cami e Ica. Ciao!